Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Ok, allora, facevamo. Iscrivetevi al canale. No, le blu profondo blu per chi non l'avesse ancora attivate fatto. Attivate la campanella e mettete un pollice in su se non l'avete ancora fatto. Sì, non perdetevi nessuno dei nostri video e ora andremo a parlare, come avevo già un po' detto, intanto daremo un nome a tutti i nostri pesci. Perché in realtà noi li compriamo, diciamone uno a caso, ma non li diamo fissi alla fine, cioè sì. Lo diamo tipo a uno e basta. Sì. Cioè, poi... E andremo anche a parlare anche soprattutto... Un po' dei pesci. Un po' del pesce e dello spazio. Sì. Ok, così. Allora, intanto iniziamo a dargli i nomi perché... Ok, allora, io direi... È già sì. Davanti. È già qua davanti... Okay, già, la prescelta. Allora, lei la potremmo chiamare. E anche voi in descrizione poi scriveteci nei commenti. Scriveteci se magari. Vi piace i nomi. Se vi piace oppure se magari avete. Guardate come si è ambientato bene il pesciolino, quello che avevo comprato. Ragazzi, vi dicevo, noi gli diamo un nome, però se proprio non vi piace questo nome, per farlo proprio per voi, a chi ci tiene ai pesci, magari non li ha, perché magari glieli comprano a Natale, cose così. Sì, sì. Magari se non gli piace questo nome, ditecene uno sotto sì. Nei commenti che magari piace a voi. Comunque, iniziamo da questa arancione. Ok, allora, lei io la chiamerei Favola. Favola, bello Favola. O anche Nuvola, è bello. Nuvola. Vabbè, considera che ne abbiamo due di femmine. Una, due, e lui deve ancora crescere per capirlo, perché è ancora un... Ok, allora la chiamiamo Nuvola. Un piccolino. Favola. Allora, Favola e Nuvola. E Nuvola, Favola, okay. E Nuvola. Favola e Nuvola. Magari aspetta, vado a prendere un foglio così me lo scrivo. Sì. Favola, Nuvola e poi potremmo chiamare perché abbiamo sempre chiamato Squaletto, che è un vero e proprio squaletto, è proprio il suo nome, che come lo vedete da le sue favolose squame che ha e dalla sua pinna bellissima. E ovviamente alla pinna l'ha anche quello tigrato che riuscite a intravedere, è simile allo squaletto anche se è un pesce gatto. Ok, perfetto. Ok, perfetto. E vedete come vedete che gli do le patate, come avevo detto. Scrivi, io tengo la telecamera. Ok. Ok, allora, Favola. Che è lei. E Nuvola. E Nuvola. Che è lei. Ok, perfetto. Secondo me sono due femmine e due maschietti, Ce li scriviamo perché poi magari ce li dimentichiamo. Favola e Nuvola. Ok. Adesso tieni. Ok, perfetto. Ora andiamo sullo squaletto. Io terrei squaletto. Ma squaletto... Boh, oppure... Aspetta. Scatto, sì, ci può stare. Quindi scatto, Favola e Nuvola. E i nostri due pesci gatto, ragazzi, pure lui. Aspetterei che crescono un po' e che possiamo vedere un no, po' il anche. Il pesce gatto no. No, il pesce gatto possiamo. No, l'altro quello grosso no. Allora possiamo chiamare il pesce gatto Broncio è un po' il suo carattere, ecco. Broncio. È abbastanza sempre arrabbiato, ecco, con i pesci. E poi gli altri due aspettiamo che crescono perché... Sì. E ora andiamo a parlare di un argomento un po' più serio perché i nomi ma erano che belli i puntini, non so se li vedete, ma sono tutti tipo colorati, arancioni e gialli. Ora andremo a parlare dello spazio perché ora dei nomi magari non a tutti frega, perché cioè noi facciamo anche video che per dare i nomi così, ma facciamo anche video interessanti, cioè per dare informazioni. Parliamo dello spazio. Allora, questa acquario qua è da 100 litri, perché è un acquario da 100 litri, e questo acquario qua, non voglio essere esagerato, ma qua anche 10 pesci ci stanno, ok? Sì. Ovviamente di questa razza qua non ce ne stanno più, perché sono razza che possono diventare anche grossi così. Poi squaletti, anche lui non ce ne possiamo più prendere. Pesci di questa razza qua. Questa razza qua lei è la più grossa perché lei l'abbiamo proprio comprata grossa.
in poche parole, sì, perché in realtà c'è, non tengono a diventare così grosse, rimangono un po' più piccole. Lei l'abbiamo presa in uno spazio grosso e allora è restata grossa, non è che si rimpicciolisce se la metti in uno spazio un po' più piccolo. Ormai rimane così. Quindi rimane grossa, anche se teoricamente se la prendevamo piccola non cresceva così tanto. Poi abbiamo lo squaletto, che è cresciuto, a questa misura non cresce di più. Quello, il pesciolino tigre, che diventa grosso come uno squaletto, più o meno. E poi ci abbiamo, ovviamente lui è un pesce da fondo, quindi immaginatevelo così. E poi il pesce gatto, che può diventare grosso come lo squaletto, ma anche può rimanere piccolino. Okay. Io vi darei un consiglio: se voi avete i giochi come noi, cambiate l'acqua un po' più spesso e comunque se no pulite i giocattoli, perché noi vabbè, abbiamo i pesci gatto, infatti questo qua ce l'ha pulito tutto un pesce gatto che adesso è morto, però, e ne abbiamo comprato un altro, sì. Però l'aveva pulito tutto lui, l'ha fatto diventare sovrappulito. Sì, e oltretutto ragazzi vi do anche un altro consiglio, ovviamente in base allo spazio che avete dipende anche che pesce prendete, cioè. E se anche voi avete questo qua, ecco, non, quando c'è un pesce non fate così, perché no, sennò ovviamente muore. Perché è una tipo calamita che pulisce il vetro, però diciamo è meglio non comprarla, ecco. Noi l'abbiamo comprata, ma è uno degli errori più grossi, perché i pesci gatto se vanno a mettere lì magari te muovi, magari che non ci pensi e... Quindi andiamo a parlare dello spazio. Lo spazio, un acquario da 100 litri può contenere dai 10 ma anche a 2, perché se io già ci metto due piranha ovviamente ce ne avrò meno, però magari ce ne avrò belli grossi. Noi abbiamo deciso di prenderne tanti, però farli restare di una misura piccolina. Come avevo detto, cominciate con pochi pesci e poi andate a tanti. Ok, ragazzi, e volevo anche dirvi questa cosa qua. Ovviamente dipende anche dal pesce che prendete, però. Perché se prendete dei pesci così, ragazzi, ne potete mettere anche 30. E se ne prendete 10 come i nostri, già tutti abbastanza... Potete prenderne... Sì, ci stanno scomodi perché non hanno lo spazio, ecco. Potete prenderli un sacco piccoli che non crescono, o piccoli, sì. Ma in un acquario così ne potete prendere un sacco di piccoli. Sì. E oltretutto senza tipo uno grosso, perché se li mangia tutti. Questo è un'altra cosa che avevo già spiegato nei video precedenti. Comunque consiglio anche un'altra cosa, no? Voi magari siete indecisi su che pesci comprare, no? Io e mia sorella possiamo darvi un consiglio. Secondo noi il pesce migliore, cioè secondo almeno te, qual è secondo te? Allora, secondo me il pesce migliore è... Da consigliare come inizio. È il più piccolino, quello bianco e nero. Sì, sì, anche noi ci hanno consigliato lo zoo del pisolo di cominciare da quei due. Poi noi ci piaceva tanto lo squaletto, allora abbiamo preso anche lo squaletto, ovviamente. No, il primo che abbiamo preso di... Lui avevamo preso quello nero, eh. Allora, i primi che abbiamo preso sono loro due e un altro uguale così, ma nero. E grosso, ovviamente. Cioè, no, ce l'ha dato piccolo, però è diventato molto più grosso. E ora andremo a parlare anche... Ecco. Gigante, anche più grosso di quell'arancione. Sì, ovviamente, ecco, anche lì, la domanda non è che precisamente ci sono anche pesci che magari li prendete e magari anche come questi pesci qua potrebbero anche rimanere piccoli, nel senso il pesce va anche a come lui, se è uno che gli piace, cioè già questa arancione mangia veramente poco perché non è molto, cioè mangia veramente qualche briciolina a volte, sì, perché cioè tipo io lo butto e ne mangia pochino, è piccolina, sì ragazzi. Però per la nostra felicità dei pesci consiglio di, se avete un acquario da 50 litri, 100 litri, consiglio di comunque prendere pesci piccolini, e se ne prendete grossi non prendetene tanti. Se volete ragazzi possiamo... Già noi ne abbiamo troppi grossi, quindi... Se volete ragazzi possiamo dargli anche da mangiare ora per farvi sì, vedere. Sì, ecco, sì, è una buona idea. Glielo do io, così tieni. Sì, ok, metto un attimo pausa. Ok, questa è la quantità di cibo che diamo noi per i nostri pesci. Ok, ragazzi, vi stavo dicendo dello spazio, ok? Allora, spazio, se voi prendete solo 3 di questi qua, in poche parole,
ci sta molto 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 bene, perché comunque avete solo quelli. Già noi che ne abbiamo altri non va bene, perché comunque è per quello che noi non ne possiamo più di due. Se no, se avremmo preso solo quelli, ne avremmo 5, ma anche volendo. Ah, è un'altra cosa che non so se lui l'ha detta o ce la si è dimenticata di dirvela. Ma non è che noi, vabbè, ve lo dirà quello che è proprio che compri il pesce, però... Il venditore, sì. Sì, però non è che tutti i giorni, cioè tutto il tempo li dai da mangiare, eh. Ecco, ovvio. Allora, la prima volta che l'abbiamo comprati, che è stato allo zoo del Pisolo, avevamo cioè i primi tropicali, perché se no non li compravamo mai da lui. Poi, perché lui ha solo, diciamo, pesci tropicali. Allora siamo andati, pochissimi rossi, ecco. Siamo andati per i pesci tropicali la primissima volta da lui, e siamo sempre andati da lui perché è proprio il migliore, secondo me, in assoluto, dei venditori. Ed in poche parole ci ha detto anche questa cosa qua, che è molto importante. Ecco, noi queste cose qua sono tutte finte, queste piantine così. Se voi volete già i pesci piccoli tropicali che noi abbiamo avuto per prova, ma non hanno fatto una bella fine, o solo pesci gatto, si può fare proprio, chiamiamo un impianto dove mettete tutte le piante vere, le alghe vere, e loro sono molto che vivono meglio. E noi non l'abbiamo fatto perché diciamo che abbiamo pochissimi pesci tropicali e tantissimi... Ah, appunto, mia sorella me l'ha fatto notare, guardate il nostro pesciolone gatto. Sì, che non si vede, magari zoom un po', non so. Ok. Ed in poche parole, quello che vi volevo far notare anch'io, ma molto molto molto, è che anche se voi pensate che 100 litri, no? E allora ci metto 20 di questi qua. Non pensate, perché anche se, come al zoo del Pisolo, ve li vende piccoli, potrebbero anche che diventano bestie così. Cioè, capiamoci, un pesce grosso così in un acquario da 100 litri e in più... tanti di quelli lì possono provocare la morte, perché comunque l'ossigeno che hanno loro da respirare diminuisce molto meno. Comunque credo che per farli stare molto bene nello spazio considero di prenderne 3, se poi volete quelli piccoli un po' di più, perché già noi ne abbiamo davvero tanti e possono comunque, infatti l'acqua la dobbiamo cambiare più volte, soprattutto dobbiamo avere 2 pesci gatto, perché davvero comunque adesso per hanno adesso, meno ossigeno, ecco. Per adesso ci siamo fermati, perché lo respirano di più, cioè per adesso ci siamo fermati qua, sì. Pesci. Poi pensiamo magari di vedere, di provare a farli fare dei piccoli a la nostra coppia presa apposta, per provare a farli fare dei piccoli, e proveremo, però come comprare siamo a posto così, perché cioè abbiamo un acquario, si può dire, al completo. Però beh, è veramente un peccato che il maschio, quello nero, è morto, perché sì, poteva veramente fare i cuccioli con lei, perché era comunque il mio migliore razza. Secondo me, come razza che vi consiglio di pesci tropicali, è sempre questa qua, perché la razza secondo me è la migliore, perché lo squaletto o comunque gli altri sono pesci carini, però sono molto simili, invece di questi qua ci sono molti 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 colori di quelli lì. Comunque ragazzi, vi saluto per il video, mi raccomando, se avete un acquario da 100 litri controllate, anche se prendete un pesce così non considerate che rimane così, perché può diventare enorme, quindi chiedete, sì, chiedete molto bene al venditore quel pesce quanto diventa grosso, se no poi avete dei pesci enormi e dovete praticamente cambiare l'acqua tutti i giorni, perché ho quasi... E fate magari anche una foto. Sì, praticamente tre volte al giorno dovete cambiargliela, perché sì, tre volte al giorno, ragazzi, scusate. Tre volte a tre volte forse al mese. Sì, al mese, ma anche 4, diciamo, perché poi veramente loro vanno, perché considero di prendere 3 di quelli, se li volete 3 di quelli lì, oppure se li volete piccoli, tanti di quelli piccolini. Il video può finire qua, ragazzi, ciao. E ciao ragazzi.